Tra poco, sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Psicosi meningite. Nel 2015 25 genitori su 100 rifiutarono lo stesso vaccino, per cui ora c'è tanta richiesta. Via Cavour, l'assessore Fanesi rassicura, nessuna ZTL per ora, ma i commercianti sono in agitazione. Dopo gli stravizi delle feste, i consigli su come depurare il nostro organismo. Archiviato il Natale, si pensa già al Carnevale 2017 con le maschere in acqua a bordo del SUP. Buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia. Iniziamo in apertura di telegiornale con la cronaca. I carabinieri di Fano hanno arrestato una coppia responsabile di rapina in concorso nei confronti di un 66enne fanese. L'uomo, mentre percorreva Via della Repubblica in bicicletta alle 7 di sera, è stato bloccato da un giovane albanese, una faccia già vista in quanto attuale compagno della sua ex, una quarantenne cubana da anni residente a Fano. L'albanese, dopo averlo fatto cadere dalla bicicletta, ha cominciato a colpirlo con calci e pugni e gli ha ordinato di consegnargli i soldi. L'uomo ha cercato di resistere, ma ha sentito la voce della sua ex che lo incitava a sottrargli, oltre ai soldi, anche il cellulare che aveva con sé. L'uomo nell'aggressione ha riportato una costola rotta e, mentre la coppia si dileguava, un passante che si è accorto dell'accaduto ha chiamato il 112. Sul posto, oltre ai militari, anche i sanitari del 118 che hanno accompagnato l'uomo al pronto soccorso, dove gli è stata certificata la rottura della sesta costola e delle contusioni varie con una prognosi di 30 giorni. Poco dopo i due sono stati rintracciati dai carabinieri, coordinati dal comandante Alfonso Falcucci, e sottoposti a perquisizione, e parte della refurtiva è stata così recuperata. Entrambi, già conosciuti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati per rapina in concorso e condotti in carcere. Dopo la convalida dell'arresto da parte del giudice, i due sono stati rimessi in libertà in attesa del processo. Ed ora parliamo della psicosi che in queste ore, in questi giorni stanno causando i casi di meningite che si sono verificati in Toscana. Nonostante le rassicurazioni degli esperti della Regione Marche, secondo cui non c'è nessun aumento dei casi di meningite nella nostra regione, continua però la psicosi delle vaccinazioni. Vediamo nel servizio che cosa bisogna fare e quali sono i termini. Nelle Marche è corsa al vaccino ormai, ma dalla regione in queste ore, per voce del dottor Fabrizio Volpini, membro della Commissione Sanità, arrivano rassicurazioni e precisazioni. Non c'è alcun incremento di casi, pertanto le richieste non corrispondono ad un reale incremento di casi di meningite meningococcica nella nostra regione, dove al contrario si è registrato un numero inferiore di casi negli ultimi anni, come segnala appunto il Servizio di Sanità Pubblica della Regione Marche. La cosa strana, ma fortemente indicativa di come nel bene e nel male le vaccinazioni risentano del fattore emozionale, è che nel 2015 nelle Marche quasi 25 genitori su 100 abbiano rifiutato il vaccino gratuito contro il meningococco per i loro figli, lo stesso vaccino per cui ora si registra tanta richiesta. Si è creato parecchio allarmismo. Noi abbiamo numerose telefonate, persone che arrivano in ambulatorio per chiedere di fare una vaccinazione. Di fatto da noi in questo momento non c'è nessun caso di meningite, nelle Marche attualmente non sono registrati neanche sospetti di meningite. Meningite è una malattia fortunatamente, per quanto molto grave, perché può essere anche mortale, ma è una malattia fortunatamente rara. Quindi questo è il presupposto fondamentale su cui dobbiamo partire. Diciamo che i tipi di vaccinazioni che ci sono per questo tipo di meningite da meningococco sono per tutti i tipi, cioè nel senso che noi possiamo fare il meningococco C. Poi recentemente, da qualche anno, è uscito il meningococco contro la vaccinazione contro il meningococco B, e poi abbiamo il quadrivalente, cioè quello che copre sia il C, il W, l'Y e l'A.
La strategia può essere questa: intanto noi, per quanto riguarda la vaccinazione per il meningococco C, i bambini vengono chiamati, vengono vaccinati in età infantile, intorno all'anno vengono chiamati e si fa la vaccinazione per il meningococco C. Le possibilità esistono quindi per prevenire le patologie, basta rispettare il calendario vaccinale e sottoporre i figli a tutte le vaccinazioni raccomandate ed offerte gratuitamente dalla Regione. Quello che è assurdo è che ci deve essere la malattia per ricorrere alla vaccinazione, mentre il fatto che la vaccinazione abbia in qualche modo controllato la malattia fino a non avere più casi in Italia è considerato come dire allora non serve più vaccinarsi. È l'unico strumento, uno strumento validissimo, sicuro, per cui la scienza ci ha fornito questo strumento che è importantissimo. E come vi abbiamo annunciato ieri sera nel corso dell'edizione del telegiornale, abbiamo realizzato un'intervista completa con il dottor Agostini che andrà dopo il telegiornale, quindi che potrete seguire in maniera integrale, di cui lo spezzone vi abbiamo fatto sentire proprio alcuni istanti fa. Quindi dopo il telegiornale l'approfondimento con il dottor Agostini proprio sull'argomento vaccinazioni e meningite. Allora, continuiamo con la cronaca, questa volta ad essere in azione sono i Vigili del Fuoco, che sono dovuti intervenire, i Vigili del Fuoco di Fano, nelle prime ore di questo pomeriggio per spegnere le fiamme che si sono sviluppate in un garage, in un'abitazione in via Magalotti, nel quartiere Sant'Orso. Ad andare a fuoco, presumibilmente secondo i primi rilievi, a causa di un mozzicone di sigaretta spento male, sono state alcune suppellettili presenti nel locale, come cuscini, coperte ed altro materiale infiammabile. I danni causati dalle fiamme sono circoscritti e riguardano anche gli oggetti andati alle fiamme, oltre che alle pareti annerite da fumo sprigionato appunto dal rogo. Il rapido intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato il propagarsi delle fiamme e l'estendersi dei danni anche ad altri locali della struttura. E andiamo in via Cavour, dove i commercianti sono un po' sul sentiero di guerra, se possiamo dirlo, per l'eventualità di una zona a ZTL proprio in quella strada. Vediamo il servizio e sentiamo le loro considerazioni, a seguire poi anche le rassicurazioni dell'assessore Cristian Fanesi, che dice al momento non ci sono in essere azioni per creare una ZTL. Sentiamo prima le voci e i commenti dei commercianti e poi quanto ci ha dichiarato l'assessore Fanesi. Tra i commercianti di via Cavour sta montando in un crescendo rossiniano un sentimento di preoccupazione e apprensione per il futuro economico e di stabilità delle proprie aziende. Il tutto nasce da una recente manifestata volontà dell'amministrazione Seri di riqualificare urbanisticamente anche questa parte della città, che comprende, oltre che via Cavour, anche piazza Costanzi e l'area dell'ex distributore Agip in viale Gramsci. L'ipotesi che sta serpeggiando in queste ore, in via del tutto teorica al momento, dato che non c'è nulla di scritto né alcun atto formale di questa giunta, ma solo una delibera del 2009 delle Raguzzi, di una zona a ZTL, fa aumentare la sollevazione popolare delle 30 e più attività commerciali che si affacciano sulla via. Attività trentennali, tramandate anche di generazione in generazione o di recente insediamento che siano, tutte hanno un solo obiettivo: mantenere uno status quo che si basa sul passaggio e sulla possibilità che i clienti hanno di accedervi con l'automobile. Diversamente, con un'ipotetica ZTL intravedono e temono un calo sostanziale dei propri introiti, mettendo a rischio così le economie aziendali e familiari di chi ha investito in questo angolo di città. Siamo molto preoccupati, in quanto la ZTL porterebbe solo dei problemi, in quanto comunque sia le macchine continuerebbero a passare, i fornitori continuerebbero a passare, i residenti lo stesso, non potrebbero passare comunque sia chi porta del lavoro a noi commercianti, ecco. Ecco, quello che vi così preoccupa maggiormente è che questa strada diventi una strada di servizio, un po' morta, i clienti esatto. non vi vengono a trovare. Solitamente infatti la ZTL, dove si guarda un po' in giro via Nolfi, via Garibaldi, poi sono strade che sono diventate morte al commercio, ecco, quindi via Cavour diventerebbe così, anche perché è una zona dove comunque sia c'è il passaggio veloce, no? Siamo molto preoccupati perché ne va delle nostre attività, quant'altro, visto che il passaggio delle macchine è utile a tutti, quindi toglierci
praticamente la clientela, perché andando a fare la ZTL si toglierà solo la clientela e non il passaggio delle macchine, quindi non si risolverà assolutamente il problema del traffico con la ZTL, quindi siamo molto molto preoccupati perché ne va delle nostre famiglie, dei dipendenti, di tutti. Quanto è freddo, voglio prendere un caffè, non vieni sicuramente al Barberto perché non puoi arrivarci con la macchina, vai in un altro bar. Io cosa faccio? Chiudo alle 8? Dovrei stare aperto 24 ore al giorno per cercare di tirare avanti, perché le utenze ci sono, i contributi bisogna pagarli, le tasse ci sono, è compagnia bella, quindi io, se c'è una miglioria da parte del comune, io vorrei che fosse anche per me la miglioria, perché se a me mi danneggia non va bene. Chiudendo la via e non avendo più il passaggio delle auto, questo porta a un grosso danno economico, soprattutto per gli esercenti che sono qui nella via, e penso anche che chi ha investito in un'attività in via Cavour l'abbia proprio investita proprio per il fatto che c'era questo passaggio di automobili. Via Cavour è una strada di passaggio, non è una strada di passeggio, e tale deve rimanere, perché molte attività vivono su questo, cioè io quando vendo una cosa ingombrante, pesante, vengono e caricano, quello sarebbe perso. La ZTL è quanto di peggio si possa fare una via, cioè fai pagare per entrare nella propria via, no? Allora al limite parliamo negli anni di una riqualificazione totale della via, ma negli anni, non in 2 mesi, non in 6 mesi. Se questo serve per riqualificare il centro, per far rivivere il centro, diciamo che potranno riqualificare la strada, riqualificare l'aspetto esteriore, però penso che ci mangiamo tutti molto poco con l'aspetto esteriore. Penso che una riqualificazione del centro vuol dire far vivere il centro, vuol dire farlo lavorare, far muovere il denaro. Non è di sicuro questo il modo. Beh, sicuramente capisco anche le preoccupazioni, però questa giunta, soprattutto il mio assessorato, abbiamo fatto sempre le cose insieme, quindi è già programmata una riunione per lunedì, questa riunione si terrà, ci confronteremo e faremo le cose e conseguentemente anche al confronto che avremo con i commercianti, con gli operatori del centro storico, quindi niente contro nessuno. E certamente noi vogliamo valorizzare quella parte di città, anzi pensiamo a un progetto unitario che ancora non è stato fatto, perché ovviamente facciamo un percorso partecipato prima, diciamo parallelamente alla progettazione. Noi pensiamo che si debba costruire un progetto unitario che veda protagonisti queste aree, l'ex distributore dell'Agip, via Cavour, piazza Costanzi, come progetto appunto unitario per valorizzare quella parte di città, per, come dire, aumentare e rendere più gradevole l'accesso al centro. Quindi su questo siamo assolutamente d'accordo. Ovviamente servirà del tempo per fare la progettazione, per reperire i fondi, quindi non è una cosa immediata. Nel frattempo abbiamo già avvieremo a breve, inizierà un confronto, un percorso partecipato, perché tutti si sentono protagonisti di questo cambiamento della città che noi comunque vogliamo fare e ovviamente vogliamo portare a termine, perché vogliamo valorizzare quella parte di città, quindi pensiamo che possa alla fine portare un vantaggio per tutti. Per quanto riguarda la viabilità, per quanto riguarda la progettazione, quindi rassicuro, non c'è assolutamente niente, se ne parla da tantissimi anni, noi abbiamo intenzione di farlo con le persone che ci vivono, che ci abitano e che ci lavorano, quindi su questo senza fraintendimenti. Le integrità commerciali e economiche di quelle attività verranno salvaguardate. Il commercio per il centro storico di Fano è molto importante, quindi assolutamente non si vuole danneggiare nessuno, anzi si vuole aumentare la possibilità di apertura di negozi e magari rendere più bella la passeggiata in questi territori. Insomma, non c'è da parte nostra nessuna volontà di danneggiare i commercianti. Bene. Queste le animosità e i pensieri e le considerazioni dei commercianti di quella strada e dell'assessore Fanesi. Lunedì vedremo e seguiremo come sarà andato il colloquio con appunto gli operatori commerciali.
Ed ora cambiamo argomento. Il titolo di un film di qualche tempo fa recitava "Dalla Russia con amore", ma per il momento mi sa che dalla Russia arriva soltanto freddo e gelo, che è atteso per le prossime ore. Quindi attenzione al ghiaccio. Sentiamo ora il direttore della provincia, Marco Domenicucci, come l'ente sta organizzando e si sta organizzando per far fronte a questa ondata di gelo e per garantire naturalmente la sicurezza sulle strade della provincia. Allora, dovremmo averlo proprio al telefono. Dottor Domenicucci, buonasera. Buonasera a tutti. Confermo, sì, siamo in attesa del freddo artico. Ci stiamo organizzando per cercare di ridurre al minimo i disagi per i cittadini e per gli utenti. Già questa mattina abbiamo provveduto a spargere sale nelle strade dove c'erano più possibili situazioni di pericolo, quindi siamo riusciti a evitare problemi già questa mattina, diciamo, ai cittadini che andavano a percorrere le nostre strade. Bene, so che appunto avete in programma anche altri interventi, monitorizzerete tutte le strade con i vostri operatori. Assolutamente sì, questa mattina ho fatto una riunione operativa con i miei tecnici, il dirigente delle strade purtroppo in questi giorni ha dovuto prendere dei giorni, quindi me ne sto occupando io. Noi abbiamo diviso il territorio provinciale in 7 zone, ogni zona ha un suo responsabile e lì sono pronti a intervenire sia i dipendenti della provincia sia alcune ditte che abbiamo individuate tramite il MEIPA, il mercato elettronico. E in un paio di casi mi ha chiesto la collaborazione anche ai comuni, quindi ci siamo preparati per affrontare questa prima nevicata, diciamo, di quest'inverno. Bene, grazie direttore, rimarremo in contatto in questi giorni se avremo bisogno anche per altre delucidazioni, casomai ce ne fosse bisogno. Grazie comunque per quello che state facendo e per, insomma, il lavoro che svolgete lei, sia lei che i suoi collaboratori. Allora, ma con l'arrivo del freddo non soltanto le strade hanno bisogno di cure particolari, e ci sono altre strutture un po' più vicine alla nostra abitazione che necessitano di qualche cura. Vediamo quelle che sono naturalmente in un decalogo, quali sono gli errori da non fare e cosa fare. A partire da domani sono previste nevicate a bassa quota e abbassamento brusco delle temperature, con conseguenti gelate notturne, e con il freddo non è solo il nostro organismo a soffrirne. Con l'arrivo dell'inverno è bene proteggere i contatori dell'acqua che possono rompersi a causa del gelo, soprattutto quelli collocati all'esterno dei fabbricati, in locali non isolati dal freddo o in abitazioni utilizzate raramente. Per prevenire o ridurre il problema delle rotture è bene adottare alcune semplici precauzioni. La prima, isolare col materiale idoneo le nicchie poste all'esterno dei fabbricati, sportelli compresi, lasciando scoperto però il quadrante delle cifre per consentirne la lettura. Inoltre, rivestire i contatori in locali non riscaldati con materiale isolante e poi chiudere il rubinetto a monte del misuratore e prevedere allo svuotamento dell'impianto interno, lasciando cautelativamente anche un rubinetto aperto se i contatori sono in fabbricati disabitati. Ed infine evitare di rivestire le tubature dell'acqua con lana di vetro o stracci, in quanto possono essere materiali che assorbono l'acqua e possono aumentare il rischio di guasti. Bene, e quindi insomma sappiamo cosa fare e cosa non fare con le nostre tubature, con i nostri contatori del gas. Mi raccomando, seguite questi consigli. Però sempre in tema meteorologico vediamo quella che sarà l'evoluzione per le prossime ore, che noi seguiremo attentamente con tanti aggiornamenti, ma come sempre facciamo, lo chiediamo all'esperto Francesco Cangiotti, che dal suo sito geometrio.it ci illumina su quello che sarà lo scenario delle prossime ore. Allora, Cangiotti, buonasera anche lei in collegamento diretto con noi. Bene, allora ci illumini un po', ci dica quello che ci attende in queste prossime ore, se sarà così, insomma, impattante sulla nostra vita. Beh sì, come abbiamo anticipato ieri, nelle prossime ore arriverà questo nucleo di aria fredda direttamente dall'est Europa, che appunto apporterà, oltre a un sensibile calo delle temperature, anche queste precipitazioni nevose che via via, a partire dalla mattinata di domani, inizialmente interesseranno i settori collinari appenninici, ma poi nel corso della mattinata tenderanno pian piano a perdere di quota fino a raggiungere anche le zone pianeggianti.
Anche la costa potrebbe vedere inizialmente, soprattutto all'inizio dei fenomeni, delle precipitazioni nevose, proprio perché nella mattina ci saranno venti da nord-ovest che appunto favoriranno questi fenomeni. Poi dopo, nel corso della giornata, soprattutto nel pomeriggio, sera, le correnti ruoteranno da nord-est, quindi entrerà la bora che in parte lungo la costa tenderà a seccare un po' la colonna d'aria inibendo in parte le precipitazioni, quindi le nevicate continueranno invece anche in maniera diffusa nel corso della nottata e anche nella giornata di giovedì 6 gennaio su gran parte delle zone interne collinari, dove localmente potremo raggiungere degli accumuli anche attorno ai 20-30 centimetri. Sulla costa avremo qualche fenomeno nevoso, avremo delle precipitazioni, si potranno riscontrare? E come dicevo, ecco, la costa potrà avere delle alte probabilità di neve, soprattutto tra la mattinata e il pomeriggio di domani, proprio quando entrerà il nucleo freddo, però difficilmente si potranno verificare degli accumuli se non veramente irrisori e limitati ai settori più prossimi alle aree collinari. Va bene, grazie Cangiotti, grazie per la sua precisione, come sempre, anche come ho detto con il direttore della provincia, rimarremo in contatto anche con lei per ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore. Ed ora cambiamo argomento, una volta che è stato archiviato il Natale, ormai si incomincia a parlare di Carnevale Fanese. Mare e Carnevale sono due peculiarità appunto della città di Fano, che anche quest'anno si uniranno per creare un'atmosfera magica e suggestiva che non capita tutti i giorni di vedere. Sulla scia del successo 2016, infatti, l'associazione Mare Dentro porta in acqua l'edizione 2017 del Carnevale in SUP, prevista per domenica 19 febbraio, seconda giornata ufficiale del Carnevale di Fano. Il ritrovo è per tutti gli amanti di questa disciplina sportiva, lo stand-up paddle appunto è alle 10.30 sotto il tendone di Viale Simonetti. E rimaniamo sempre in tema festaiolo, diciamo così, perché prima di iniziare ad entrare nel clima carnascialesco c'è ancora una festività da espletare e da finire, ovvero sia quella della Befana. E oltre che ad Urbania e a Fano, la Befana sarà anche a Pesaro venerdì 6 gennaio alle ore 16 fino alle ore 18.30. La Befana sarà in Piazza del Popolo. L'iniziativa si svolge nell'ambito del programma di animazione natalizia Pesaro nel Cuore, organizzato dal Comune di Pesaro e da Pesaro Parcheggi. La simpatica vecchietta arriverà con una lunghissima scopa, a cavallo delle quali i bambini potranno fare una foto ricordo, e per tutti ci saranno palloncini e dolciumi. La Befana sarà anche al centro civico di Largo Volontari del Sangue dalle 18, con un ricco programma di animazione, mercatini, rappresentazioni teatrali, in cui saranno anche premiati i presepi del quartiere, il tutto a partire dalle 14.30. E insomma, lo dice il proverbio, con l'Epifania il Natale viene archiviato e con lui anche insomma tutti i cenoni, i pranzi di Natale e gli eccessi che un po' inevitabilmente in questo periodo vengono compiuti, anche se piacevoli per la gola, però per il nostro organismo qualche problemino c'è. Allora vediamo come correre ai ripari con i consigli dell'esperto. Cenoni luculiani a Natale e Santo Stefano, piatti elaborati e ricchi sia per il cenone di fine anno che per quello del primo dell'anno, portate su portate, e poi i brindisi al nuovo anno, ma prima aperitivini, stuzzichini, bevande, che tra la sera e una giocata a tombola, insomma, hanno procurato un vero tour de force per il nostro organismo, con un carico di calorie che al nostro fegato hanno causato un non poco stress. Passato il santo, però, come si dice, passata la festa, ma aggiungiamo noi, le conseguenze inevitabilmente rimangono, come i segni sulla nostra pelle, per le ore di sonno in meno, e sul nostro apparato digerente sottoposto agli straordinari. Ma allora come fare per ristabilire il normale equilibrio psicofisico del nostro organismo? Bisogna ricorrere ai ripari. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare, se muniti di vasca da bagno, è un bel bagno con il sale rosa dell'Himalaya. Questo perché? Perché mezz'ora equivale a 3 giorni di digiuno, quindi riusciamo per osmosi a togliere tutte le tossine. Poi chiaramente ci possiamo anche, diciamo, aiutare con la fitoterapia. Abbiamo 3 rimedi, perché gli organi più bersagliati sono il fegato, l'intestino e la pelle.
Sul discorso del fegato dobbiamo invece utilizzare il cardo mariano, la bardana e l'altra pianta interessante è il carciofo. Il cardo mariano lo possiamo utilizzare se abbiamo bevuto un po' troppo alcolici, la bardana invece per i problemi sulla pelle, perché è un depurativo anche per quello che riguarda la pelle. Per quello che riguarda le tisane invece ne abbiamo una molto particolare a base di ganoderma, che è un fungo dell'immortalità, ha più di 150 principi attivi, interessante perché aumenta il metabolismo, brucia il grasso, si beve, è veramente per gli orientali è una pozione magica. All'interno del Dahlia abbiamo trattamenti estetici, due in particolare, brucia grassi, Remise & Form, una a base di arancia e cannella e l'altra invece a base di caffè. Bene, comunque sia, qualsiasi sia l'espediente che mettete in atto, prendiamoci cura del nostro organismo, perché come si dice, noi siamo quello che mangiamo. Allora, io sono in chiusura, però non prima di vedere i presepi, i vostri presepi, come sempre un appuntamento immancabile in questo periodo. Guardiamoli insieme. Watch out, you better not cry. Better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. He's making a list, checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. Bene, bellissimi come sempre, naturalmente complimenti per la vostra creatività. Vi ricordo prima di chiudere che seguirà in coda al telegiornale l'intervista completa con il dottor Agostini sul tema vaccini e meningite che abbiamo realizzato questa mattina nel Dipartimento di Prevenzione e Salute. Quindi insomma io mi fermo qui per l'informazione che torna naturalmente domani mattina alle 7.30 con Occhio ai Giornali e poi domani sera naturalmente Occhio alla Notizia 20.30. Grazie e buona serata a tutti voi.